Buona serata a tutti, buona serata ai telespettatori di Fano TV che ci stanno seguendo. Siamo in diretta da Piazza 20 Settembre e sta partendo proprio in questo momento il corteo che porterà appunto al famosissimo Rogo del Pupo. Noi stiamo seguendo appunto in diretta questo evento ormai tradizionale del nostro carnevale. Io mi sono messo in fila insieme a quelle che sono le giacche rosse dell'ente carnevalesca di Fano ed ecco tra gli occhi dei fanesi, tra gli occhi dei turisti stanno passando queste fiaccole, tra una folla tra l'altro molto molto grande, una piazza 20 settembre gremita ed ecco qua tutte le giacche rosse dell'ente carnevalesca pronte e naturalmente l'intervista è d'obbligo con il presidente dell'ente carnevalesca. Ci stiamo avvicinando appunto al Rogo del Pupo. Ecco, gli ultimi minuti prima di chiudere questa bellissima edizione del Carnevale 2015. Carissimi amici di Fano TV, gli ultimi attimi del Carnevale 2015, che è stato splendido, grande e meraviglioso. Buon Carnevale a tutti e arrivederci al 2016. Ecco, se sappiamo già le date, quali saranno le date del 2016? 24, 31 gennaio e 7 febbraio 2016. E allora, permettetevi di salutare il nostro sindaco. Anche perché, esatto, si può dire che Massimo Seri finalmente è ritornato ad essere il sindaco della città di Fano, perché ormai è scaduto il termine del sindaco della città del Carnevale. Sì, adesso tornano quei problemi veri, però devo dire la serata è straordinaria, veramente la piazza è strapiena di gente, a dimostrazione dell'affetto che la gente ha per il nostro Carnevale. Bruciamo il pupo, bruciamo i problemi e guardiamo avanti. Ecco, mi permetto di dire al sindaco che anche 15 ragazzi in Erasmus oggi da Macerata, da tutto il mondo, sono venuti qua perché volevano vedere che cos'era questo Carnevale di Fano. Sì, devo dire un Carnevale sempre più internazionale, per cui anche questo è dimostrazione di successo e di partecipazione, per cui è un modo per promuovere il territorio e promuovere la nostra città. Grazie signor sindaco, lo lasciamo perché il duro lavoro di bruciare il pupo sta per cominciare. Qua che siamo tutti pronti, la folla sta attendendo e naturalmente anche noi con le nostre telecamere non potevamo mancare in un evento del genere così importante. Nel frattempo ricordiamo che cosa è successo in questo martedì grasso. Ci sono state naturalmente il concerto della grande Borghetti Bugaron Band e poi non è mancato anche appunto la premiazione del secondo trofeo Città del Carnevale e poi il fatidico momento. Sono le 18.03 in piazza 20 Settembre e in questo momento il pupo, che è stato il pupo che ha aperto il carnevale dell'anno scorso, Waramalu Waramalia, sta bruciando in piazza. Eccolo, è partito! Sotto gli occhi increduli dei turisti che non avevano mai visto uno spettacolo simile, Waramalu e Waramalia saluta il carnevale 2015. Carnevale 2015 che è stato il carnevale della risata. Il filo conduttore di questo programma di quest'anno è stato appunto la risata, a cominciare dai comici del San Costanzo Show e proprio ieri un bel convegno proprio sulla risata. Ecco il pupo che piano piano sta salutando questo carnevale. Noi siamo qua, le fiamme ormai si cominciano a sentire e queste fiamme di caldo stanno scaldando questa piazza 20 Settembre. Sotto le note della Borghetti Bugaron Band salutiamo questo carnevale 2015, il carnevale appunto dicevo della risata, il carnevale di un servizio Rai 1, la vita in diretta, un carnevale soprattutto gremito di tantissime persone, soprattutto il carnevale dei prendigetto. Per una volta tutta via Le Gramsci è stato gremito veramente da questa grande invenzione del maestro Paolo Del Signore, che salutiamo dalle telecamere di Del Signore di Fano TV. Ecco, facciamo una carrellata anche sui visi di questi bambini che stanno guardando. Ogni bambino fanese ha vissuto questo momento. Ecco i bimbi che stanno salutando le nostre telecamere. Allora, bimbi.
Dite un po' ciao al carnevale, ciao al carnevale, ci saluta. Ciao! Però ci si vede il prossimo anno. Il prossimo anno ci si vede. Mi sei mancato carnevale. I bimbi dicono già mi sei mancato carnevale. Ormai facciamo vedere questo pupo che... Tra l'altro ricordiamo la tradizione, perché? Perché si brucia il pupo? È un po' il simbolo dell'espiazione dei peccati che sono stati commessi durante il periodo di carnevale. E mentre pupo brucia, ringraziamo appunto anche tutte le giacche rosse dell'ente carnevalesca. Che carnevale è stato questa edizione 2015? Ma uno dei carnevali più belli che abbiamo effettuato. È un bel carnevale, bel tempo ci ha assistito, bellissimi carri, bellissime le mascherate. Non sta a noi dirlo, però siamo molto ma molto contenti di quello che è stato realizzato. E un grazie particolare va al presidente. Luciano Cecchini è stato eccezionale in questa edizione. Ed è uno stimolo per fare ancora meglio per i prossimi anni, per i prossimi carnevali. Grazie, passiamo con Nino Bonazzelli, parliamo anche che il carnevale 2015 è stato il carnevale dei bambini, perché i bambini hanno riempito con due domeniche con la loro allegria il carnevale di Fano. È vero, è stata una bella soddisfazione perché c'è stata una forte partecipazione di scuole, di bambini e di genitori, e proprio stamattina ho avuto il riscontro andando a portare dolciumi in tutte le scuole che hanno partecipato al carnevale, e ho visto l'entusiasmo dei presidi, degli insegnanti e di tutti i bambini che hanno partecipato a questo omaggio che gli abbiamo fatto del carnevale, andando direttamente nelle scuole e omaggiandoli per il lavoro che hanno fatto. È stato un bellissimo lavoro e si sono tutti ripromessi il prossimo anno di ritornare in numero superiore a partecipare al carnevale. Quindi questo è un bel appello anche a tutte le maestre del nostro territorio di partecipare al carnevale di Fano. È un omaggio a tutte le maestre, tutti i genitori che hanno i bambini nelle scuole a partecipare il prossimo anno in maniera anche più rilevante, perché il carnevale non muore mai e si comincia da bambini ad amarlo, e andando avanti sempre più c'è una partecipazione molto vicina e molto sentita da parte di tutti. Grazie Nino Bonazzelli. Vedo davanti a me anche il segretario dell'ente carnevalesca Giorgio Tonelli, due battute anche da parte del segretario dell'ente carnevalesca. Ecco, è stato anche un grande anno per il tesseramento all'ente carnevalesca questo 2015. Sì, un altro carnevale denso di risultati, quindi siamo molto soddisfatti, lo sforzo che abbiamo profuso è stato ampiamente ripagato. Da domani andiamo a riposo contenti, felici e a trarre le conclusioni per migliorarlo ancora. L'appuntamento naturalmente al 2016, magari con un assaggino estivo. Il passaggio estivo lascia qualche perplessità. Il problema del prossimo anno è che è ancora più corto, siamo al 24 febbraio, di gennaio, quindi i tempi si accorciano notevolmente. Natale 25, il mese dopo subito carnevale. Speriamo che il tempo ci aiuti come ci ha aiutato quest'anno. Avete tutto il tempo per riorganizzarvi e soprattutto riposarvi. Un grande tour de force da parte dell'ente carnevalesca, ma questa piazza 20 settembre così gremita credo che sia anche così un bel orgoglio da parte dell'ente carnevalesca. Certo, e grazie a voi che lavorate a fianco a noi. Grazie. Ecco, appunto ricordiamo gli appuntamenti per il 2016, che saranno 24 gennaio, 31 gennaio e 7 febbraio 2016. Ecco, il pupo ormai è quasi completamente bruciato. Io voglio andare ancora a parlare con qualche bimbo perché vedo dei bimbi mascherati.
che vogliono salutare questo carnevale. Ciao, come ti chiami? Gretel. Allora, cosa ti è piaciuto di questo carnevale 2015? Beh, che avevano tirato molte caramelle, che sono riuscita ad andare sui palchi con la mia amica Sveva. Hai preso le caramelle? Molte. Sì, anche i baci perugina? Sì, sì, non so chi è. Qui invece abbiamo un leone, che cos'è, un leone? Ciao, come ti chiami? Sveva. Sveva, che te, cosa ti è piaciuto? Cosa ti ricordi di questo carnevale? Soprattutto sul palco, che sono andata con lei e con lei, che abbiamo preso un bel po' di baci, però non abbiamo vinto. Credo che un amico a quattro zampe, perché il carnevale di Fano 2015 è stato anche il carnevale degli animali. Non ricordiamo tutti quanti la sfilata della prima domenica di carnevale con gli amici a quattro zampe. Ecco, stiamo ripercorrendo così piano piano tutte quelle che sono state le tappe di questo carnevale 2015. Grazie ancora alla Borghetti Bugaron Band che ci sta deliziando con la loro musica. Ricordiamo che appunto l'inno di questo 2015 è stato appunto Avante in Re della Borghetti Bugaron Band. E qui ormai il pupo, ci siamo quasi, inquadriamo ancora, siamo quasi alle battute finali ormai. Grazie! E voilà, un applauso alla Borghetti Bugaron Band! E il carnevale è terminato, amici, tutti con il biglietto della lotteria, perché arrivate. Ecco, direi che a questo punto ci siamo, noi possiamo terminare questa diretta da Piazza 20 Settembre. Ringraziamo voi che ci avete seguito dal vostro divano di casa e anche per chi ci rivedrà in replica, per farvi vivere che cos'è stato questa grande, grande appunto tradizione fanese. E adesso non rimane che aspettare l'estrazione del biglietto della lotteria, perché anche io sono prontissimo col mio biglietto, perché chi vincerà l'Opel Corsa? Chi vincerà l'Opel Corsa? Buona fortuna a tutti, grazie per averci seguito, ringraziamo la regia Andrea Marcelli, ringrazio anche il cameraman Francesco Salvago e come chiudo sempre, ciao, buon carnevale a tutti, ci vediamo nel 2016, ciao! Ma mentre ci prepariamo per far girare le palle, io...